Ciao ragazzi, siamo tornati da 40 minuti dall'ospedale. Eravamo lì da stamattina perché tutta la notte Vitto ha dormito male, non riusciva a dormire, era un po' disidratata, aveva la febbre, tanta tosse. Ciao ragazzi, alzate il volume perché oggi vi vogliamo parlare di bronchiolite da virus respiratorio sincizial, anche chiamato RSV. Mi raccomando, seguite le stories. Innanzitutto cerchiamo di spiegare che cosa sono i bronchioli e per fare questo possiamo paragonare, parlando di un po' di anatomia, le nostre vie respiratorie ad un albero. Mentre gli alveoli sono quindi le gemme di questo albero, i bronchioli non sono altro che i rami più piccoli dei nostri polmoni. Ma quindi, che cos'è la bronchiolite? La bronchiolite non è altro che l'infezione di questi bronchioli. Ma che cosa causa la bronchiolite? Ora lo scopriremo. Sono i virus, cioè dei piccolissimi microrganismi che hanno bisogno delle nostre cellule per riprodursi. Tra tutti quanti ce n'è uno in particolare che oggi ci interessa, cioè il virus respiratorio sincizial o RSV. Quali sono dunque i sintomi da bronchiolite da RSV? Il bambino neonato potrebbe inizialmente presentare un raffreddore, a cui si aggiunge una febbre, ma non sempre. Potrebbe poi sviluppare tosse secca, con o senza un espettorato, e nei casi più severi, dimostrarsi un po' letargico e non vivace del solito. A che cosa dobbiamo quindi prestare attenzione? Dobbiamo prestare attenzione alla frequenza respiratoria, e che quindi il nostro bambino non respiri velocemente e o con affanno, che la cute non sia bluastra e che soprattutto il nostro bambino sia allegro, sia vivace, sia quello di tutti i giorni e che allatti come prima. Ma questa bronchiolite posso prevenirla? Non è proprio semplicissimo, però ci sono una serie di misure che possono ridurre il rischio. Vediamole insieme. Allora, lavaggio delle mani corretto in un minuto, io ho qui già il sapone. Così. E poi così. Già dopo il primo fascicolo inalerai il fumo come una ciminiera e potrai appestare la tua vita ed anche quella dei tuoi parenti.